Sono sempre stato un bambino sognatore, uno che crede sempre alle persone anche se poi finisce per rimetterci. Questi miei sogni sono diventati una favola bellissima, legata a questa città e a questi colori, che sono diventati il mio ossigeno, la mia vita. Di Catania amo i sapori, gli odori, i contrasti, i vizi e le virtù. Nel tempo ho capito che Catania era diversa e si è creato un legame profondo. Qui ho fatto le cose migliori della mia vita, come calciatore e poi come uomo. Ho creato la mia famiglia a Catania, qui sono nati i miei figli e per tutte queste cose sono grato a questa terra e qui mi sentirò sempre a casa. Durante questa mia favola diventata realtà ho sempre creduto fortemente, creduto in tutto ciò che ho fatto, creduto nella gente, creduto nelle promesse. Non c'è scritto da nessuna parte che Marco Biagianti debba firmare per forza con il Catania ed è assolutamente normale che l'allenatore o la società possano preferire un altro tipo di giocatore. Sarebbe stato molto triste, ma assolutamente accettabile se fosse andata così. Purtroppo però così non è andata e comprendere questa situazione diventa veramente difficile. Non si possono trascurare i sentimenti di percorsi di vita di un essere umano, sia esso Marco Biagianti, sia esso l'ultimo dei calciatori di passaggio. Non è mai stata una questione di soldi, lo sapete benissimo, ho solo chiesto chiarezza e sincerità. Sono in contatto con Maurizio da mesi, mi ha cercato più volte ed io ho sempre risposto presente, anche per consigli sulla composizione della rosa. Sin da subito mi è stato detto che facevo parte del progetto, mi è stato chiesto cosa volessi fare ed io ho sempre risposto di voler giocare un altro anno. Lui mi ha assicurato che non ci sarebbero stati problemi, che sarebbe stata solo questione di tempo. I ragazzi erano in ritiro ed io mi allenavo da solo e ogni giorno che passava per me era un'attesa lunghissima che mi ha fatto provare rabbia. Sono rimasto in silenzio, senza fare nessuna polemica. Dopo aver letto la notizia dell'acquisto di due nuovi centrocampisti, ho preso il telefono e ho chiamato Maurizio, chiedendogli ancora una volta, con forza, quale fosse il mio futuro. Poi altri giorni di vuoto ed una dichiarazione abbastanza chiara. Va salvata la storia del Catania e non quelle personali. Come se la mia storia personale non fosse sempre stata a vantaggio ed a favore del Catania. A quel punto ho capito che era arrivato il momento giusto per parlare alla città. Scusate. Ce la faccio, ragazzi. No. Ce la faccio. Se mi fosse stato detto sei fuori, sarei stato male, ma avrei apprezzato la sincerità. Oggi metto io un punto e lo faccio per rispetto della mia famiglia, di chi mi vuole bene e di me stesso. Sono passati 13 anni da quando sono arrivato. Siamo cresciuti insieme. Grazie al Catania ho fatto una carriera bellissima, ho realizzato il sogno di tanti bambini, ma semplicemente non avrei voluto che finisse così. Mi sarebbe piaciuto combattere ancora per questi colori, anche perché sono convinto che avrei potuto dare il mio contributo in campo e fuori e chiudere con un bel saluto tra me e i tifosi, anzi amici, perché in fin dei conti posso chiamarli così dopo tutti questi anni. Conosco ogni settore, li salutavo uno per uno a fine partita. Abbiamo gioito insieme, a volte anche litigato, ma ogni volta dopo un lungo abbraccio ci siamo sempre messi a combattere di nuovo insieme per questi colori. Un anno fa ero fuori rosa, è stato un anno difficilissimo. Una società sull'orlo del fallimento, un anno intero con pubalgia a fare punture pur di giocare. Poi il coronavirus e le ultime partite senza poter salutare il pubblico. I tanti messaggi che ho ricevuto e l'amore e la stima che tutti mi avete dimostrato, specialmente in queste ultime settimane, valgono più di qualsiasi contratto. Mi sento un uomo fortunato. Oggi, se decido di chiudere con il calcio, lo faccio a malincuore, perché avrei voluto continuare a giocare. Ho rifiutato anche qualche offerta, ma se non posso più giocare con questa maglia, non sento più il bisogno di andare avanti. Il rispetto per questo club e questi tifosi è troppo grande e spero che questo possa essere anche un messaggio per i più giovani che iniziano a giocare. Se trovate una squadra per cui sentite qualcosa di speciale, amatela fino in fondo, anche a costo di rinunciare a qualcosa. Ringrazio di cuore mia mamma, le mie sorelle, mia moglie Martina e i miei figli che mi sono stati accanto in questo lungo percorso. Ringrazio di cuore i miei compagni,
dalla Fiorentina passando per Fano, Chieti, Vasto, Livorno e Catania, gli allenatori, la società, i medici e i magazzinieri, i massaggiatori, tutti voi giornalisti e tutte le persone che hanno lavorato con me e per me. Da tifoso ringrazio la Suici per aver salvato il Catania e faccio un grande in bocca al lupo ai ragazzi per la stagione che sta per iniziare. Buon compleanno Calcio Catania, ti amo e ti amerò per tutta la mia vita.